Fermi, fermi, fermi! Stoppa tutto, ma... Ma dove è finito l'audio? Senza la musica manca la magia. Anche il cartone animato più avvincente diventa una vuota sequenza di immagini. Quando c'è musica, io riesco a percepirne perfino gli odori. Ah, a volte mi sembra quasi di stare in quei luoghi. Ci parlo pure coi personaggi. Ma così? Così come si fa? Ci vorrebbe una bella orchestra, come ai vecchi tempi, quando i cartoni animati e i film venivano musicati dal vivo e le storie prendevano vita. Si potrebbero poi aggiungere cantanti, ballerini, un bel coro. Quanti viaggi che faccio con l'immaginazione. Se solo ci fosse un'orchestra. Ora sì che possiamo incominciare il nostro viaggio nei cartoons. Put your faith in what you most believe in. Two worlds, one family. Trust your heart. Let faith decide to guide these lives we see. Per sempre con semplicità, senti come calda questa sabbia, se vuoi ti scalderà, fidati del sole che vedrai ti guiderà. Una famiglia dove c'è è semplice, ma basterà. E al momento che servirà, lotta per la libertà. Difendi te e chi non può. Se semini amore, l'amore ti troverà.
chi potrà asciugare mai il pianto di una madre che nel suo dolore continuerà. Il cuore sta parlando, se vuoi lo sentirai. Lascialo decidere, non ti deluderà. Ve lo ricordate Tarzan, vero? Questa canzone si intitola Due mondi, quello degli uomini e quello degli animali. In un certo senso, anche noi questa sera parleremo di due mondi, quello della realtà e quello dell'immaginazione. Ah, i cartoni animati della Disney, quante avventure ad occhi aperti. Ma partiamo dal principio, partiamo da un bel cavallo bianco, un principe, una principessa, un bosco pieno di simpatici animaletti e tutti vissero felici e contenti.
Sentite un po', e se invece di un bosco ci fosse un cielo pieno di nuvole bianche color panna montata e di un cavallo bianco un bel tappeto volante da cui guardare il mondo da lassù? Avete indovinato? Credi a me, ai cammelli che vanno su e giù, e ti trovi in galera anche senza un perché. Che barbarie, è la mia tribù. Brilla un sole da sud, soffia un vento da nord, c'è un'intensa complicità. Sul tappeto ravà, dove andare non sa, nelle notti d'Oriente andrà. Nessuno ti dirà
Oppure potremmo andare laggiù, in fondo al mar, tra scogli, alghe, fisciolini colorati e simpatici granchietti, nel blu dipinto di blu. Ruoterò fino al suo castello, poi Flounder farà degli spruzzi ed attirerà la sua attenzione, poi... La tua casa è qua giù! Ariel, ascolta, il mondo degli umani è un pasticcio, la vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai, vorresti andare sulla terra, non sai che gran sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mar è pieno di meraviglie, che altro tu vuoi di più? In fondo al mar, in fondo al mar, tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sgobbano, sott'acqua e al sole svengono, mentre col nuoto ce la spassiamo, in fondo al mar. Guazzando di qua e di là, invece là sulla terra il pesce è triste assai, rinchiuso in una foccia, che brutto destino avrà. Se all'uomo verrà un po' fame, il pesce si papperà. In fondo al mar, in fondo al mar, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea, e non si rischia di abboccare. No, non c'è un amo in fondo al mar, la vita è piena di bollicine. In fondo al mar, in fondo al mar, con questo ritmo la vita è sempre dolce così. Anche la razza ed il salmon sanno nuotare con passione. Qui c'è la grinta, ogni concerto è un successo. Suona il flauto, la carpa, l'arpa, la platessa e il basso, poi c'è la tromba del pesce rombo, voilà! Il lucerre del blues, la razza con il nasello, al violoncello con la sardina, all'ocarina e colorata, vedrai che coro si farà! Beh, ma non è mica tutto così semplice nei cartoni animati. C'è sempre qualcuno che cerca di rovinare tutto. Individui senza scrupoli che pretendono di ottenere ciò che desiderano ad ogni costo. Persino l'amore di una bella fanciulla. Ma il cuor non si comanda. L'amore vince sempre. Quello vero, intendo. Quello che unisce due cuori oltre l'aspetto fisico. Quello che ti rende capace di vedere oltre. E sono così inafferrabili i principi che regolano l'amore da far barcollare anche il più narciso degli uomini. Un rifiuto può traumatizzarlo al punto tale da
da trasformarlo in un pulcino spennacchiato. Ricordate, in amore, mai dare nulla per scontato.
ragazza scherza con l'uomo sbagliato. Nessuno dice di no a Gaston. Giusto, hai proprio ragione. Liquidato, respinto, umiliato davanti a tutti. Beh, non riesco proprio a sopportarlo. Un'altra birra. Per fare che? Non serve, vero? Sono disonorato. Chi? Tu? Sciocchezze! Gaston, non sei il tipo che si arrende. Devi tirarti su. Io sto soffrendo per te, mio Gaston. No, non buttarti più giù. Tutti vorrebbero essere Gaston. Cerca di stare un po' su. Nessuno in città è più stimato di te. Sei quello che ammirano di più. Ogni ragazzo è ispirato da te, perché il loro campione sei tu. Il più furbo è Gaston, il più svelto è Gaston. Il tuo collo è il più forte del Gaston, non c'è un uomo in città un po' gagliardo paragonabile a te. Chiedi a Tizio, a Caio, a Riccardo, ti diranno che un ganso più ganso non c'è. Su tutto il mio corpo di peli ne ho mai. Ma ci picchia Gaston. Nelle gare disputi il più bravo è Gaston. Sono proprio imbattibile a sputazzare. 10 punti a Gaston. Per diventar grande anche 4 dozzine di uova mangiavo ogni dì. Ed ora ne mangio anche 5 dozzine. Guardate che muscoli ho. Ti riporta via come la mano.
Dovresti già essere a letto. Buonanotte. Beh, per fortuna però c'è anche chi si preoccupa di salvare il mondo dal male. Individui apparentemente innocui che all'occorrenza si trasformano in coraggiosi ed incredibili supereroi. Contro la normalità il tempo non li toccherà, almeno per un po'. Quello che siamo non può imporci limiti, per trasgredire non ci servono permessi, sono il custode di quella fiamma che brucia in eterno e accende gli incubi. Nella clessidra la nostra sabbia scivola via, via. Ci sia, saremo immortali, eterni, ma solo per un po'. Contro la normalità il tempo non ci toccherà, almeno per un po'. Vivere per sé, per sempre, per sé, per sempre. Saremo immortali, eterni, ma solo per un po'. Contro la normalità il tempo non ci toccherà, almeno per un po'. Vivere per sé, per sempre, per sé, per sempre. Contro la normalità il tempo non ci toccherà, noi saremo eterni, eterni, ma solo per un po'. Vivere per sé, per sempre, per sé, per sempre, per sé. Thank you.
Cartoni, 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 cartoni. Beh, non ci sono mica solo uomini, scimmie, principi, principesse, tappeti volanti, sirene, malvagi e supereroi nei cartoni animati. Ci sono anche insetti? E i re non hanno solo una bella corona, ma anche una bella criniera. Tua volontà
e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tengono di più, e ti basta così, ogni dubbio va via, e il perché non esistono più, è una giostra che va. Allora, facciamo un rapido assunto. Abbiamo detto uomini, scimmie, principi, principesse, tappeti volanti, sirene, malvagi, supereroi, insetti, re leoni. E che cos'altro? Ma certo, bambini, orsi, pantere, la giungla. Ti bastano occhi, briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovare quel che occorre per cantare. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Poi guarderò, ci troverò le formiche, un paio me le mangerò. Vicino a te quel che ti occorre puoi trovare, lo puoi trovare. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo,
e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti passa per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male, sai. Attenta ai fighi d'India perché c'han tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito sì o no? Vicino a te quel che ti occorre puoi trovare, lo puoi trovare. Vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci sono lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ti troverò le formiche un po' me. Poi i bambini crescono e... E? E... E? Beh, anche se sono dei cartoni animati, non è mica semplice neppure per loro diventare grandi. A volte ci si sente nel posto sbagliato. Occorre superare prove, affrontare ostacoli, decidere chi si vuole essere. È un duro lavoro anche per loro diventare adulti. Abbiamo di strada da fare. Se cercate un fatto, io ve lo darò. Gli uni han vita corta, chi vivrà vedrà. E anche se voi siete deboli, lavoreremo ancora di più. Si vedrà l'uomo che non sei tu. La foresta è calma, ma nasconde in sé mille più minacce, vi trasforma. Gli uomini sempre pronti a tutto, poi degli eroi come me, anche voi. Davvero non ne posso più, qui ci lascerò le penne. Oh, ma che schifo la ginnastica, così li distruggerà. Spero che non se ne accorga. Di nuotare non sarò capace mai. E sarai veloce come veloce.
cresce il vento. Un uomo vero senza timore, potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Manca poco tempo, gli uni ormai come veloce il vento, un uomo vero senza timori, potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarai che adesso non sei tu. A volte mi sento come se non facessi parte di qui, come se dovessi stare in un posto diverso. Ercole, figliuolo, lo so che questo non ha senso. Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me dalla gente mia. Quando passerò mi saluterà dicendo questa è casa tua. È una meta che ce la posso fare, io raggiungerò, io ce la farò. E ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'ali e là io volerò. Ercole, c'è una cosa che tua madre ed io avevamo intenzione di dirti. Ma se mi avete trovato, allora io da dove vengo? Perché mi hanno lasciato qui? Questa l'avevi intorno al collo quando ti trovammo. È il simbolo degli dèi. Ci siamo! Non capite, magari loro hanno le risposte. Andrò al tempio di Zeus e... Mamma. Papà. Siete genitori migliori che possono mai capitare, ma io devo sapere. Saprò volare, volerò.
ma anche nei cartoni animati della Disney, come nella vita, niente ha più valore dell'amicizia. Un vero amico non c'è nulla che non farebbe per te. E se la strada è lunga e ci sono mille ostacoli, ti basti ricordare che c'è un vero amico in me. Hai un amico in me, un grande amico in me. Se la strada non è dritta e ci sono 2000 pericoli, ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me, più di un amico in me. Hai un amico in me, più di un amico in me. I tuoi problemi sono anche i miei, e non c'è nulla che non farei per te. Se stiamo uniti scoprirai che c'è un grande amico in me, più di un amico in me. Anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me, certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene. Quanto ne sai, con gli anni capirai che siamo fratelli ormai, perché il destino ha deciso che c'è un vero amico in me, più di un amico in me. Oh. E anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me, certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene. Quanto ne sai, con gli anni capirai che siamo fratelli. Destino ha deciso che c'è un vero amico in me, più di un amico in me, un grande amico in me, un vero amico in me, più di un amico. Thank you.
angel smile. You must think I'm foolish, or maybe you put me through. You must think I'm crazy, all I want is you. And you were hard, so hard to take. There's no escape without the scream. You keep it going till the sun fell down. You keep it going. Certo, l'amicizia e l'amore sono importanti, ma anche inseguire i propri sogni, conoscere nuovi mondi, raggiungere la libertà. E per farlo bisogna ascoltare sempre il cuore e guardare all'orizzonte. Laggiù, oltre le mura, oltre il freddo dei ghiacci, oltre i confini dell'acqua, e improvvisamente all'orizzonte potrete vedere una piccola luce. Ed è allora che tutto vi sarà più chiaro. Chiusa lì dentro a quelle mura, tra utopie e curiosità, senza mai neanche un solo giorno di felicità. Oggi io sotto a queste luci, oggi io questo scintillio dentro me, capisco che è questo il posto mio. E ora vedo la realtà e la nebbia si è dissolta anche nell'oscurità. Tutto è chiaro. Diverso, solo grazie a te. Anch'io ho portato una cosa per te. Avrei voluto dartela prima, ma l'idea di farlo mi spaventava. Adesso invece non mi spaventa più. Capisci che intendo? Comincio a capirlo. Idee chiuse nel cassetto, fantasie e fragilità,
di non aver visto mai la verità. Grazie a lei io non ho più dubbi, grazie a lei apro gli occhi anch'io. Dentro me capisco che è questo il posto mio. Ora vedo la realtà, è con te che voglio stare. Ora vedo la realtà, la tristezza non c'è più. Ad un tratto sono qua e non devo più cercare. Oggi io ho il mio nuovo sogno. Sopra di me copre tutto col suo brio. In questo remoto regno la regina sono io. Ormai la tempesta nel mio cuore rompe già. Non la fermerà la mia volontà. Ho conservato ogni bugia, per il mondo la colpa è solo mia. Così non va, non sentirò un altro no. D'ora in poi lascerò che il cuore mi guidi un po'. Scorderò quel che so e da oggi casa mia. A volte è un bene poter scappare un po'. Può sembrare un salto enorme, ma io lo affronterò. Non è un difetto, è una virtù, e non la fermerò mai più. Nessuno per me, perché d'ora in poi
il mio potere si diffonde intorno a me. Il ghiaccio aumenta e copre ogni cosa accanto a sé. Un mio pensiero cristallizza la realtà. Il resto è storia ormai che passa e se appartiene a me. L'acqua segna un confine nascosto, oltre cui non mi spingo, il mio mondo è tutto qua. In me c'è una figlia premurosa, ma vorrei più di ogni cosa avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare. Non succede mai, nulla può cambiare, ma mi fermerò quando troverò il posto adatto a me. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome ed io non so dov'è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi, lo seguirò. Quello che affronterò, però tutti paiono felici qui, non cambiano mai niente, penso ti ci abituerai. Hanno quei bei volti sorridenti, sono sempre contenti ed appartengo a loro ormai. Posso comandare, lo dimostrerò, mi saprò adattare se mi impegnerò. Voce dentro che grida no, cresce forte in me. Credo che quella luce potrà guidarmi. Stavolta no, non mi opporrò. Sembra quasi che speri anche lei di trovarmi. La cercherò. Cosa ci sarà? Un'emozione per te parlare con un vero semidio. Capisco che provi, lo sai, ed è tutto normale. È l'effetto che agli umani faccio io. Il nome lo sai, è un piacere. Sono proprio il vero Maui, come puoi vedere. Lo so, è uno shock. E guarda che aspetto, qui c'è un semidio che è perfetto. Spero davvero che
non ringrazierai. Ehi, sai che ha portato il cielo fin là. Tu non parlavi ancora, io agivo già. Poi c'è stato il fuoco e rubarlo è stato un gioco. Mi ci è voluto poco. Oh, e contro l'oscurità non ringraziarmi, ti ho portato il sole qua. Ho imprigionato i venti, che bravo, rendendo i marinai contenti. Ma non c'è niente. Ecco i fenomeni come si formano. Il mare, il terreno, Maui li ha fatti in un battibaleno. Dammi l'anguilla, mi basta la testa. Ecco le palme di questa foresta. La lezione sembra chiarissima, invincibile, sempre fortissima. Amo i miei tatuaggi perché ti raccontano il meglio di me. Guarda che bravo, nessuno mi ferma. Sono una bomba nel ballo, qui c'è la conferma. Sapete cosa vi dico? Vi dico che nella vita, così come nei cartoni animati della Disney, bisogna osare. Non basta accontentarsi, stare lì ad aspettare che qualcosa cambi. Occorre volare alto. In fondo, la vita è una sola. We'll be right back.
Ed ora siamo giunti al termine. È arrivato il momento di salutarci. Grazie per avermi accompagnato in questo meraviglioso viaggio nei cartoni animati della Disney. Tutto mi è sembrato così reale. E non so voi, ma io ora mi sento molto più leggera. Credo che proseguirò il mio viaggio nel mondo dei sogni. Chissà se anche lì fosse possibile avere un'orchestra, dei ballerini, un bel coro. Oh, buonanotte. Thank you.
Grazie, abbiamo finito. Vi è piaciuto? Bambini, vi è piaciuto? Lo sapevo, lo sapevo. Bene, che dire, è stata una grande fatica, però grande gioia organizzare questo spettacolo qui al Teatro Era di Pontedera, perché era una piazza a cui tenevamo in particolar modo. Io voglio ringraziare tutti voi che siete venuti, voglio anche scusarmi con chi è rimasto fuori perché ce n'è stati veramente tanti, e la nostra promessa è stata subito quella di fare la replica il 30 di marzo al Teatro di Fauglia, pomeriggio e sera. Quindi voi che l'avete visto, se volete potete ritornare, se no invitate i vostri amici e ditelo a chi è rimasto fuori, perché veramente ci è dispiaciuto tanto. E niente, che dire, io voglio ringraziare questa stupenda orchestra messa su per l'occasione, il coro Amici della Musica di Ponsacco e la corale Santa Cecilia di Capannoli, che sono laggiù dietro, facciamogli un bellissimo applauso, diretti dalla loro direttrice Elena Rappazzo. Questi stupendi bambini del coro di Voci Bianche della scuola Bonamici, un bellissimo applauso. Appena gli ho detto volete partecipare a questa cosa di Disney, non mi hanno saputo dire di no. Un grazie in particolare ad Angelica di Taranto, che è la loro direttrice, davvero, che ci ha accolto nella nostra pazza idea di metterli tutti sul palco. Non so se l'avete contati, ma siamo intorno a 100 sul palco, quindi più tutti i ballerini. Quindi poi che ringraziare i nostri cantanti, le voci soliste, facciamole venire qua, Celeste Repetti, Alice Vitolo, Francesco Donati, Andrea Prestianni, Simone Simoni e poi la nostra guest star di oggi, Emiliano Ceppetti, che ci ha dato una grande mano. E aspetta che vengo davanti, che lui mi tappa. Emiliano Ceppetti, non so se sapete chi è Emiliano Ceppetti, ma andate un po' a vedere. Non importa. Non importa. È Capitano Uncino di Peter Pan, ha fatto Pilato nel Jesus Christ, La Bella e la Bestia e via 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 dicendo. Livornese Doc, però. E cantante dei Garibaldi. Ognuno c'ha le sue croci. Dei Garibaldi Bros. Un bel applauso. Poi andiamo alle nostre coriste. Valentina, eccola laggiù. E Elena, ovviamente, che ci ha aiutato. Elena Rappazzo, che faceva la spola a destra e a sinistra con le corali. E poi tutti i nostri insegnanti, loro sono tutti professori e orchestrali, va bene, è inutile indicarne uno per uno perché i nomi diventerebbero tantissimi. I nostri corpi di ballo, Mirko Pastore e Michele Massei, i Million Dollar Breakers. Il nostro corpo di ballo di danza, diciamo, moderna e non solo, capitanate dalla loro coreografa Perla Francalanci, le bimbe qua giù presenti che hanno ballato Frose e le altre coreografie, Ornella Cantini, la nostra ballerina classica, solista e coreografa anche lei, poi Martina Giordano, la nostra invece coreografa tuttofare della sezione hip hop della scuola Artemide, quindi tutti i ragazzi ovviamente che ha capitanato lei. Un grande applauso alla nostra regista, il nostro personaggio, Simona Taddei, che è, diciamo, il collante di tutti questi cartoni animati. Questo progetto è nato ormai nella mente 2 anni e mezzo fa. Poi la prima l'abbiamo fatta a febbraio al Teatro Odeo a Ponsacco e poi abbiamo fatto, questa è l'ottava data. Per noi è veramente un impegno, però il vedere tanto pubblico così, e poteva essercene ancora di più, se c'era ancora più poltroncine ce ne mettevamo altri, ma non era possibile. Comunque è un vero grazie, ragazzi, mi scordo nessuno perché sto passando male, sennò... ovviamente il nostro, diciamo, tecnico dell'audio, Francesco Guerrazzi, che è laggiù, che mandava tutto il programma, tutte le diapositive. Un grazie a Francesca Pizzuto, che è laggiù dietro anche lei, che era al botteghino e mandava le parole, i testi, eccetera. Un grazie al nostro service Luciano Spera, Sandro e tutti i suoi collaboratori, perché se il concerto suona così è merito loro. Poi un grosso applauso ai nostri cameraman che ci hanno fatto tutto il servizio, Marco, non mi ricordo il cognome.
Pozzolini, Marco Pozzolini e Company, un bel applauso. I nostri fotografi, Pietro Giso e ricordami Angelica, come si chiama l'altro fotografo? Riccardo Guidi, l'altro fotografo, grazie, me l'ero ascoltato. Bene, i ringraziamenti li abbiamo fatti tutti. No, chi dobbiamo manca? Ringraziare te, Andrea. Vabbè. Andrea Lucchesi. Grazie. E adesso però, allora, tanto per l'ora di cena è sempre un pochino presto, quindi vi promettiamo un bis, ve lo facciamo. L'abbiamo preparato per l'occasione, un pezzo nuovo, che l'abbiamo preparato un medley, però chiamerei Francesca un attimino qui sul palco, che chiama un po' di autorità a fare due ringraziamenti. Vedo l'assessore alla cultura Ivana Canovai, il presidente dell'ACLI nazionale. Va bene, ora tocca a te. Io volevo di nuovo, come ha già fatto Andre, ringraziare tutti voi per essere qui oggi da parte dell'associazione culturale Artemide, che ha tirato su tutto questo spettacolo. Sicuramente il grande successo di pubblico è una delle cose più grate a tutti gli artisti qui oggi, quindi vi ringraziamo davvero tanto ancora. Quindi un grande applauso io lo farei a tutti voi innanzitutto. E ringrazio anche a nome di tutti il Comune di Pontedera, il sindaco, l'assessore alla cultura, il presidente ACLI Arte e Spettacolo, e tutto lo staff del Teatro Era e della Fondazione Teatro Toscana, che ci ha permesso di essere qui oggi. E ringrazio anche tutti gli sponsor che avete visto prima nel video, e anche loro che ci hanno permesso, perché non è semplice portare tutti questi artisti qui, e quindi ringraziamo anche tutti loro. Ma il più grande grazie, io penso di dirlo da parte anche un po' emozionata, lo dico a questa persona qui, perché oltre ad un grande artista, lui è una grande persona, quindi veramente bravo. Ringrazio infine ancora una volta l'associazione Amici dell'Elfo, a cui verrà devoluto l'incasso di oggi per i progetti della Dinamo Camp, e chiamo ora sul palco l'assessore alla cultura Liviana Canovai e il presidente ACLI Arte e Spettacolo Dario Tuccinardi. Grazie ancora. Quindi buonasera a tutti, grazie per essere stati tutti qui, complimenti a questa veramente marea di persone che si sono messe insieme per creare uno spettacolo, quindi veramente, cioè, qui i linguaggi sono veramente molteplici, quindi danza, musica, canto, quindi dico è stata una bella occasione, penso, per tutti voi che così numerosi avete partecipato a questo appuntamento, ed è piacevole vedere, cioè, questo teatro pieno di adulti naturalmente, ma soprattutto di bambini, quindi questo è stato una bellissima cosa, e questo ha un senso anche nel far sì che ci sia una forte promozione, partendo dai bambini più piccoli, verso il teatro, verso i linguaggi artistici, quindi verso quello che è la creatività. E qui di creatività ne abbiamo vista molta, perché proprio riuscire a mettere insieme tutta una serie di elementi, di linguaggi, di temi, è veramente una cosa importante. Quindi grazie veramente a tutti. Allora, buonasera a tutti, io mi unisco ai ringraziamenti
dell'assessore alla cultura Liliana Cavanovai, che per prima ha creduto e ha concesso insieme al sindaco l'uso del teatro e il patrocinio di questo spettacolo. Come presidente nazionale di cultura, arte e spettacolo delle ACLI giro molto e devo rappresentare molto tutte quante le nostre realtà affiliate, come Artemide in questo caso nella fattispecie. Sono delle realtà vive, forti, produttive, che riescono a fare dell'amatorialità una via per sempre più migliorare e arrivare a sorgere a una professionalità che è un po' nelle pieghe di tutti gli spettacoli che loro promuovono. Grazie a tutti loro, che peraltro sono tutti nostri soci, per cui più o meno, per cui voglio dire un grazie ancora più vicino a loro, perché è questa la realtà, quello di stare vicino, mi permette di stare vicino in ogni città dove vado, a quello che è questo senso di vivere, vivere il teatro, come diceva appunto anche Liliana, questo momento di esprimersi in diversi linguaggi artistici e fin da piccoli. Per cui un grande augurio a tutti loro, che possa questo essere una fucina anche di lavoro, perché no, per ognuno di loro, laddove volessero veramente praticare, come noi vogliamo e sosteniamo in tutto il territorio nazionale, anche il mondo artistico, anche il mondo della cultura, che in Italia è una fucina, è un cielo aperto di tutte le realtà di questo tipo. Grazie a tutti e grazie a voi di essere qui. Bene, vi facciamo il bis, dura pochi minuti, ormai ve l'abbiamo preparato e ve lo beccate. Giungla ormai una personalità, ma mai qua giù varrò di più e questo poco mi va. Io voglio diventare uomo e andando giù in città sentirmi fra i miei simili, son stufo di stare qua. Oh, yubidu, io voglio essere come te, parlare e raccontare come te.
che per sempre esisterà. Hai sentito il lupo che ulula la luna blu, che sai tu della lince che ne sai, sai cantare come cantano le montagne, pitturare con il vento e il suo colore. Le alghe del tuo vicino ti sembra più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che gran sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mar è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? Oh! In fondo al mar, in fondo al mar, tutto è bagnato, è molto bello, credi a me. Che scappano, sono da quel sole e spengono, mentre col nuoto ce la spassiamo in fondo al mare. Ti sorprenderà come il sole adesso, quando grazie a tutti!